Una delle ragioni per cui Binge è diventato un tema centrale, come si diceva in apertura, è perché è molto diffuso il binge drinking. Binge drinking, lo riflettiamo e quindi ci aggiorniamo sul binge drinking, prendiamo con Valentino Patussi. Valentino Patussi è molto famoso nel nostro paese, è un internista, ma si occupa di alcolologia, quindi un alcolologo importante, l'Università Careggi di Firenze, dove opera clinicamente, ha fatto per anni il presidente della Società Italiana di Alcolologia, cura una rivista che si chiama Vedi Caso Alcolologia. Quando uno è monotematico, dice, si rivela dalla ripetizione Alcolologia. Quindi Valentino Patussi, con lui il ragionamento è un po' sempre il medesimo: come mai succede, cosa si può fare per cercare di contrastare la diffusione delle condotte di binge. Io ringrazio Umberto e tanto, mi sentite? Parlo forte? Devo registrare. Beh, ringrazio Umberto, ringrazio voi anche che ferite un binge di alcol, ma non solo, cercherò di essere un pochino fuori dalle righe. Umberto lo sa, come mi invita, sa che deve accettare questo aspetto, forse lui si aspetta l'alcol, chissà se è solo alcol. E ringrazio molto Umberto, anche perché Umberto Nizzo è una persona molto aperta in termini intellettuali e questo ci lega molto negli anni, pur avendo fatto percorsi e anche avendo idee diverse da questo punto di vista. Ecco, diciamo subito una provocazione: pensate che il binge drinking sia realmente una malattia? Pensate veramente che sia un disturbo della personalità? Oppure semplicemente una risposta fisiologica a quello che è un sistema commerciale che ci ha introdotto questo negli anni? E su questo dobbiamo un po' chiarirci, perché allora cominciamo a pensare: se è una malattia, abbiamo degli esperti, bisogna aspettare intanto che i giovani sviluppino questa malattia, perché se no non li curiamo prima. Naturalmente la psichiatria negli anni ha cercato di anticipare sempre di più. Io vengo dalla Toscana, dove un famoso psichiatra ha poi tentato, spero che gli sia andato male, di trasformare il disagio in patologia e quindi di fare tutta una serie di terapie psicofarmacologiche che lui diceva erano di prevenzione. E quindi da questo punto di vista credo che ci dobbiamo chiarire molto bene cosa, di che stiamo parlando e da dove viene. E questa è una scelta molto importante. Io ho una presentazione molto lunga e quindi è un binge bestiale. Rimane a disposizione il corso e rimane a vostra disposizione e quindi ve la potete guardare. Io correrò, cercherò di andare, come dire, anche distinto su quello che io penso che sia estremamente importante affrontare. Binge drinking nell'alcol è molto semplice. È 6-7 assunzioni in successione di una bevanda alcolica o più bevande alcoliche in un tempo estremamente breve. E quindi cosa si ottiene in questo modo? Si ottiene un effetto semplice: si assume, si carica lo stomaco e caricando lo stomaco io ottengo poi un effetto tutto insieme, tutto nulla dell'alcol. Come nel caso di una grossa buffata alimentare io ottengo un effetto sedativo, l'effetto che si dice un po' pitone, in cui uno prende, si seda e naturalmente ha degli effetti benefici a questo punto di vista. Pensate che il Bun Bun Tequila è stato storicamente il primo sistema di binge drinking. In successione io metto dentro un gruppo una quantità finché non riempio lo stomaco, insieme metto dentro sale e limoni, quindi altero l'osmosi a livello gastrico e poi l'effetto flash, l'effetto tutto o nulla che mi può derivare dall'alcol. Questo è il binge drinking a livello di alcol. Quindi noi dobbiamo sapere che l'alcol è praticamente il terzo fattore di rischio, prima ancora dell'obesità, prima ancora di tutta una serie di cose. Però una cosa lega tutte queste, e si ritorna a quello che vi ho detto prima: siamo davanti a una patologia o a un comportamento indotto anche? O la pubblicità, vi dicono che loro non inventano nulla, ma rispondono ai bisogni della popolazione, e questo è un po' il trucco del commercio.
però ci sono sia l'alimentazione, sia l'alcol, sia il tabacco, sono, e così anche se vogliamo, prima si è parlato anche di altre forme, diciamo, di binge, sono il concetto di stile di vita. Allora, noi possiamo affrontare i processi in termini di patologia o i processi in termini di stile di vita. Mi dai tu il tempo, sì, tranquillo. Stile di vita. Quindi stile di vita non è una patologia. E se affronto una patologia, l'affronto con la terapia. Allora comincio a dire, devo dare i farmaci, non devo dare i farmaci, cosa faccio, consenso informato, non consenso informato, siamo d'accordo, forse sbaglio, non sbaglio. C'è anche questo. Ma a monte c'è uno stile di vita, io ho un comportamento. Guardate, questo è importante nel processo, un domani, e anche il sistema sanitario. Il sistema sanitario tuttora è in una posizione ambivalente, a metà strada, è in un guado, continua, promuove gli stili di vita. Prendete i piani sanitari nazionali e regionali che parlano tutti dei quattro stili di vita, l'importanza di cambiarli, l'importanza di educare la popolazione, eccetera. Poi però la budgetizzazione viene fatta per patologia, non viene fatta per stile di vita. E quindi cosa succede? Un cardiopatico è un cardiopatico. Il cardiopatico non è una persona che ha una cattiva alimentazione, che fuma, che beve. No, viene curato per la sua cardiopatia. E viene ricurato per la sua cardiopatia. E viene ricurato per la sua cardiopatia. Nessuno gli chiede di modificare il suo stile di vita, se non raramente. Oppure gli viene detto, poi se lo fa o non lo fa non è così fondamentale ad oggi. Quindi l'approccio è per patologia, non per stile di vita. Sull'alcol la cosa non funziona tanto così, perché naturalmente l'alcol vi porta dentro un aspetto morale, storicamente non è accettabile dalla popolazione che qualcuno non sappia controllare l'alcol, e quindi ad esempio per i trapiantati di fegato, cioè per le persone che hanno patologie e problemi correlati, non è ammesso il trapianto se non dimostrano di avere un periodo di almeno 6 mesi di astinenza con un programma continuativo alle spalle. Questo avviene solo per l'altro, non avviene per nessun'altra cosa. Immaginate che arriva un paziente cardiopatico che deve fare uno stent, un bypass a livello coronarico, gli fanno il primo, oppure dicono no, un momento, prima tu dimostri che seguirai un programma per diminuire di peso, per smettere di fumare, eccetera, e poi io ti faccio lo stent. Oppure il primo te lo passo e il secondo no, perché se non modifichi è matematico che tu rifarai un'ostruzione delle coronarie. Avviene questo? No. Non avviene per obesità nel caso, ad esempio, nei problemi articolari, non avviene per nessuno stile di vita, per nessuna patologia si ricorre al cambiamento dello stile di vita, solo per l'alcol. Perché questo? Perché l'alcol è all'interno dell'immaginario collettivo una sostanza conosciuta, un alimento, una sostanza che chi non la sa gestire è semplicemente una persona non in grado, che non ha volontà, non ha capacità. E questo storicamente è stato portato avanti. È anche una sostanza con la storia più lunga di controllo, e nelle tossicodipendenze direbbero di riduzione del danno. Pensate ai proverbi, non bere il bianco né il rosso, bevi durante i pasti. E poi la religione ci ha insegnato tutti i vari problemi che ha portato, insomma, da questo punto di vista là. Allora, quindi l'alcol è fattore di rischio. L'alcol non è un alimento, è una droga, non è un nutriente, questo è da chiarire, e finisce qua la storia dell'alcol dal punto di vista. È chiaro che tutto questo non viene accettato dai produttori, molti nutrizionisti non sono d'accordo, però c'è poco da fare, scientificamente è così. Quantità dei bicchieri standard sono questi per quanto riguarda la birra, il vino, eccetera. Ad oggi in campo alcolologico non si parla più di alcolismo, si parla di patologie e problemi alcol-correlati. Gli ismi in medicina servivano a creare una specie di contenitore pattumiere in cui entrava tutto, e così con l'ismo non si sapeva bene, si andava dalla
steatosi epatica nel caso dell'alcol, fino naturalmente al delirium tremens. Era un alcolista. Noi dobbiamo introdurre un concetto nuovo, si parla di consumo a basso rischio, consumo a rischio, dannoso, e c'è anche l'alcol dipendenza. Quindi vedete che su quattro categorie l'alcol dipendenza è una di queste, ma non è la percentuale più alta. Quindi quando io devo andare a lavorare su un binge drinking, vado a cercare a lavorare solo con quelli che sviluppano il binge drinking perché ne trovano un beneficio farmacologico, o anche in tutta quella popolazione in cui il binge drinking diventa un modello di consumo, un modello di comportamento, un modello indotto, un modello che sta all'interno di un gruppo. E su questo cambiano le cose, perché se io ho il binge drinking in termini farmacologici, ho bisogno di bere per terapeuticamente gestire dei miei disturbi di personalità, fate tutto quello che volete, e allora naturalmente mi rivolgo al medico, allo psichiatra, allo psicologo, terapia farmacologica, eccetera. Se invece vado su quell'altro fronte, chi sono i referenti? Chi sono? Noi tutti. Se io faccio la notte bianca a Firenze e offro ai giovani 13 shot a 10 euro, questo è un sistema di induzione commerciale che vi insegni. Perché all'interno di un gruppo di giovani troverò quello che me ne deve 5, quell'altro che gli altri 8 li vende a quell'altro e quell'altro se ne fa 21. È chiaro? Il commercio ha venduto, ha indotto un sistema e nessuno controlla. Non controlla, perché se quel ragazzo fa il comitivico, la società, in termini di binge drinking, vi dirà: colpa della famiglia, non lo ha educato in modo adeguato, non lo ha seguito. Immaginate, non so se voi avete degli adolescenti per le mani, provate a seguire un adolescente. Non ha la forza morale, i valori della società d'oggi, eccetera, eccetera, e così possiamo andare avanti. Questo è il sistema. Nessuno chiede: ma chi è che ha venduto a un quindicenne dei superalcolici? E come mai, ad esempio, non faccio l'esempio dell'Emilia Romagna, basta che d'estate andate sulle spiagge a Ravenna o da qualche parte, vedete cosa succede: notti rosa, notti blu, notti bianche, e vedete i vigili. Mi è capitato a Ravenna, ho trovato quattro vigili in un angolino, c'era tutta la spiaggia piena di gente che aveva bevuta. Ho fatto: come va? Bene. Dico: ma cosa sta a fare? Siamo buoni? Ci hanno detto di controllare, 1000 persone sulla spiaggia che bevevano. Questi hanno detto: dico, appena potete fuggite, perché è la cosa migliore. E poi abbiamo spiagge in cui è possibile questo, perché se sconfinate su alcune altre zone della riviera adriatica non si fa, perché sono le zone delle famiglie. Ad esempio a Creta, non so se vi ricordate, 2 anni fa stava un ragazzo americano che si è scioccato giù da una barca. Voi avete una zona di Creta che si chiama Maglia, dove potete andare, si beve tutto quello che volete, addirittura, siccome per fare musica c'è una nave, vi portano a largo così possono fare tutta la musica che vogliono e potete bere tutte le quantità che volete. Però non attraversate la zona tra Maglia e San Nicolao, non andate a San Nicolao, perché a San Nicolao dopo 5 metri trovate la polizia che vi spedisce indietro con l'alcolimetro fatto. San Nicolao è la zona dove vivono i politici, dove vivono le famiglie benestanti di Creta e della Grecia, dove c'è la casa Papa Nicolao. E quindi abbiamo anche questo nel sistema. Il sistema non è un sistema preventivo educativo, è un sistema che serve a tutelare certi aspetti. Quindi da una parte si tutela il commercio, dall'altra si tutela questo aspetto. Allora, importante è capire: se ho una malattia ho dei referenti, psichiatra, medico, psicologo, e ho delle terapie farmacologiche. Se è un comportamento devo intervenire sulla società. Allora vado al Comune di Ravenna, Comune, scusate, di Firenze, così non facciamo nessun problema politico, vado da Renzi e dico: Renzi, che si trova? E lui mi dice: facciamo l'accordo con i produttori.
questo, no? Con i commercianti. E facciamo la carta etica. Non so quante carte etiche tu hai fatto. Sì, esatto, con i gestori, e facciamo la carta etica con i gestori, subito la carta etica. Ma la verifica sociale di se un comportamento si è modificato in quella società non è legato alle carte etiche. Le carte etiche potete fare 10.000. Alla fine voi andate, io vado da Renzi, dico: quanti locali sono stati chiusi perché non hanno rispettato la legge del divieto a 16 anni? E lui mi dirà: zero. Vuol dire che il mondo degli adulti non ha adottato, non ha fatto suo un comportamento educativo e una protezione nei confronti, in questo caso, dei giovani. Allora noi andiamo a scuola, gli insegniamo, gli diamo tutta una serie di aspetti educativi, ad esempio sull'alcol, e poi automaticamente non applichiamo nulla, quindi non chiediamo ad esempio chi ti ha venduto. No, il processo è: la famiglia non è adeguata, la famiglia non ha educato quel ragazzo è un ragazzo abbandonato. Poi, se magari è figlio di anche inseparati, meglio ancora. A quel punto abbiamo trovato la soluzione a tutto. Guardate, voi sapete oggi gli adolescenti perché vogliono la tessera sanitaria? Lo sapete? A 16 anni, perché il vostro figlio, se avete un figlio adolescente, la prima cosa vi dice: ce l'hai la tessera, te l'hanno data la tessera sanitaria? A che serve? Per comprare le sigarette. Allora, processo educativo, la tessera sanitaria che io col chip attivo per mettere dentro gli esami, l'ecografia e tutto il resto, che sono esami, dice, per il controllo della salute, giusto? Poi nel frattempo la prendo, la infilo nella macchinetta delle sigarette, fattore di stile di vita riconosciuto dai piani sanitari nazionali, regionali, eccetera, eccetera, ci sono i programmi, no, per il tabagismo, e mi prendo le sigarette all'età di 16 anni. C'è un preside di una scuola fiorentina, queste cose io poi le trovate tutte, un preside di una scuola fiorentina che ha dato questa regola: allora, in prima e seconda liceo non si fuma, nessun posto nella scuola, in terza, in quarta e in quinta si può fumare negli spazi aperti. Perché terza, quarta e quinta? Perché si è arrivati ai 16 anni, quindi è legalmente possibile. Quindi 16, 17, 18 si può fumare, l'importante è che nel gruppo non sia presente uno di prima e di seconda. Questa è la legge. Prima ho sentito parlare di terapie farmacologiche, giustamente subito è intervenuto un medico legale, ha riproposto l'aspetto legale, no? E così avviene anche questo prete, ha detto: io rispondo alla legge, a 16 anni si può fumare, quindi io non posso imporre nella mia scuola un qualcosa che la legge dello Stato mi autorizza. E pensate, è importante questo, quindi l'educazione sottostà a una norma legislativa, come se non ci fossero delle regole. Tu parli di protocolli educativi, e se noi sappiamo che è un fattore di rischio per la salute, domanda: in una scuola forse non si dovrebbe fumare, nessuno dovrebbe fumare. Poi vai a casa tua e fai quello che ti pare, come in ospedale, perché sennò perché ai medici si chiede di non fumare? Me lo spiegate? Però nel bar del mio ospedale, che è uno dei più grossi che erano tra un po' d'Italia, che è Careggi, se voi andate al bar di Careggi, voi trovate alcol, sigarette, e ora trovate anche il gioco del lotto, Wino Life e tutto, dentro l'ospedale. Allora, questo è un aspetto di coerenza tra il mondo degli adulti e il mondo dei giovani? Però noi diciamo ai giovani che si devono educare, che devono essere responsabili, che devono fare tutte le... che non devono bere, che non devono fumare, che non devono fare binge drinking, e poi nel frattempo gli si offre Wino Life, un euro, un'estrazione ogni ora, eccetera, eccetera, e poi si ritrovano 115 milioni di euro, se vincono con un euro. Quello l'altro è il binge, quello gioca tutte le volte, se se la tira via. Allora il commercio è responsabile, il commercio non è stato inventato dagli adolescenti, l'abbiamo inventato noi, siamo noi adulti che lo gestiamo. Abbiamo una responsabilità, noi che abbiamo una funzione anche clinica, abbiamo solo una responsabilità clinica o abbiamo una responsabilità anche sugli stili di vita? Dobbiamo denunciare questi stili di vita oppure aspettiamo che le persone sviluppino il binge drinking, il coma etilico nel caso dell'alcol e tutto questo?
Guardate, binge drinking, la frequenza, la vedete intorno a questa fascia d'età. È interessante perché se voi andate a vedere le SDO in termini di ricovero ospedaliero, le fasce di ricovero ospedaliero più alte sono intorno dai 40 ai 55 anni. Quindi i ragazzi iniziano sempre più precocemente a bere quantità sempre più alte di alcol e dall'altra parte svilupperanno la patologia. E infatti vedete, le patologie sono tutte suddivise negli anni, queste sono in Toscana almeno una diagnosi di patologia alcolica, vedete che la fascia centrale è dai 40 ai 55 anni. Ma guardate che tutto questo fa parte di un sistema di commercializzazione molto ben presente. Questo, vado veloce perché importante, bevande alcoliche sono tutte queste, perché io se chiedo a una persona, lei beve alcol? Però mi dice no, poi dico, bevi vino, sì, 2 litri. Allora, attenti. Poi ci sono i commercianti che sono furbi. Voi lo sapete che la birra commercialmente non è iscritta nell'albo delle bevande, è scritta tra le cole, non tra le bevande alcoliche. Allora, quando il prefetto di Firenze, il questore di Firenze, fanno l'ingiunzione durante una squadra, una partita di calcio, eccetera, non si deve commercializzare bevande alcoliche, deve sempre specificare birra, perché sennò il commerciante gli dice, non c'è birra, e la birra la vendono. Chiaro? Allora, quindi vedete secondo me come, ma è un fenomeno recente, se è un comportamento c'è sempre stato, la tendenza a consumare grandi quantità. Sapete perché a Bolsena si chiama Est-Est? Che c'era questo vescovo famoso che venendo dalla Germania doveva andare a Roma e ha mandato avanti una a dire assaggia il vino per me e poi mi dici fermati qua. E quando e doveva scrivere Est, buonino, Est-Est buono, Est-Est ancora di più, eccetera, finché arrivò a Bolsena e non trovò più il suo assaggiatore, qua naturalmente lo trovò morto, però sulla tomba c'era scritto Est-Est-Est. E quindi si fermò. E noi vediamo nella pubblicità, è importante, la pubblicità prima o quelle che erano raffigurazione riguardavano gli adulti, non riguardavano i giovani. Perché questo? Perché fondamentalmente oggi noi abbiamo bisogno di allargare il mercato, non basta più al commercio il mercato di una sola fascia d'età, quindi ha bisogno di abbassare naturalmente la fascia d'età. Questa era la durata della vita media umana, vedete, 50 anni, chi abusa di alcol, poi prima si parlava cosa voleva dire eccesso, abuso, è molto soggettiva la cosa. Comunque questa è la ditta Mezzo che fa la pubblicità al suo vino, vedete che naturalmente quello in mezzo è quello che beve acqua, anche lui è messo malino. Questo invece beve moderatamente il vino. Guardate, elegante, anche la sedia è molto più bella, comoda, spaziosa. È anche più rilassato. È più rilassato, insomma. E gli altri sono proprio... Sì, macciati, esatto. Soffrono. Uno direbbe ipertiroideo. Un po' nervini, E guardate un po' com'era una volta la pubblicità, uomini adulti, l'uomo, la donna. Qui inizia la pressione commerciale nei confronti delle donne del fumare. Prima la donna nel Novecento che fumava era una donna di malaffare, non era una donna. Qui vedete nella pubblicità sigaretta e alcol. Vedete qual è la. Sono figure adulte. Le polmo, birra. Io questa la metto sempre così per ricordare un po' che poi le cose non è che sono di oggi. E questo qui era questo Carlo Relli, che è un soldato del 15-18, il quale dice la sera prima dell'attacco portavano in prima linea il liquore, ma io non lo bevevo, faceva passare la paura ma toglieva la lucidità, dopo ti buttavi avanti urlando Savoia e morivi. E noi ci meravigliamo, no? Quando arrivano in Afghanistan le sostanze, questo, oppure dal Vietnam tutto il discorso delle droghe, sempre presenti. E qui davano un bel binge, perché dovevano bere parecchio e partire, perché se no... Altro dell'ecstasy. No, nessuno, esatto, nessuno sarebbe uscito a dire scusate, vado fuori, quindi stavano dentro. E guardate cosa è successo in termini di commercializzazione, non so se ci avete mai fatto caso. Prima c'era il vino,
E i superalcolici e gli amari, ma insomma tolta la grappa, tolta in alcune zone, avevamo il vino principalmente. Poi è arrivata la birra, poi sono arrivati gli alcol pops, poi sono arrivati i ready to drink, i breezer. Poi abbiamo gli shot drink come sistema di assunzione. Poi abbiamo gli energy drink. Gli energy drink, le ditte, sono le stesse degli alcolici. L'unica che ha un energy drink che non commercializza alcolici è la Coca-Cola. E poi abbiamo i Rabi Babbo. Sapete cosa sono, no? Gli spumanti. Stanno, per quelli della mia generazione, alle sigarette con la cioccolata o alle sigarette col chewing gum. I Rabi Babbo sono le bottiglie di spumante per bambini. Analcoliche, fanno il botto come gli adulti e possono così i bambini festeggiare come gli adulti. E ritorna il messaggio. Ma sono aumentati anche i luoghi del tempo libero. Prima un paese alle 8 di sera chiudeva, ora è 24 ore 24 commercio, feste rock, concerti, pub, birrerie, paninoteche, enoteche, wine bar, feste della birra. In Italia non esisteva la birra, ne siete coscienti, non esisteva come bevanda la birra. La birra arriva nella seconda guerra mondiale, tant'è vero che gli italiani non abituati alla birra, che la Moretti gli avrebbe fatto comodo in tutta l'Italia, uscisse birra, non era così? Siccome gli italiani non erano abituati alla birra, e lo troverete ancora nelle tradizioni contadine della campagna, si trovarono davanti agli americani che gli portarono i dentifrici, i chewing gum e una bevanda che loro classificavano un po' amara. E allora cosa fecero? Mescolarono la birra alla gazzosa. E una bevanda classica era birra e gazzosa. Proprio perché la gazzosa era dolce e ce l'avevano. La birra era amara, perché non è la birra quella che oggi commercializza, la birra di Malto, eccetera, eccetera, e quindi dovevano addolcire questa bevanda. Abbiamo le sale gioco, le multisale, i centri commerciali, i centri sociali, le discoteche, i disco bar, i club privati, gli eventi sportivi, tutto concentrato sull'alcol. Quindi il sistema della commercializzazione aumenta i prodotti, li distribuisce e li spalma per età, aumenta i luoghi e aumenta i sistemi di promozione. E questo è l'effetto naturalmente del marketing a livello internazionale. Qui avete la festa della birra, vedete, festa della birra Francolino, credo che non sapessero nemmeno cosa fosse una volta, e così, e da oggi fino a domenica, vedete, fenomeno, sagre, feste, eccetera, musica giovane, effetto alcolico, delinquiscenza. E poi uno dice, fanno come i chimici, normale, perché è patologico? Guardate, sarebbe patologico se non lo facessero. No, perché i giovani di oggi sono intelligenti, imparano, sarebbero degli meriti idioti se guardando una cosa non la imparassero. Se io mi schiaccio sto dito così, questo qui deve diventare nero, oppure il microfono deve far rumore. Se non fa rumore il microfono vuol dire che è rotto. Allora, se io ho una pressione commerciale in un certo modo, è normale che una quota della popolazione risponda. Valserina, birra, fiumi, cocktail, a ondate, musica finché ne avete. Binge drinking? No. È un sistema commerciale, si vende e chiaramente viene pubblicizzato quel tipo di assunzione, ci andranno le persone che fanno quel tipo di assunzione. E guardate, quando avvengono queste feste, avviene anche quello del reality show, perché una quota delle persone ci va per andare a vedere cosa fanno quelli che fanno, che bevono troppo, dei casini, delle risse, eccetera. Ma i ragazzini più piccoli vanno per vedere anche quello che succede, la rissa, le botte. Lavorare con gli adolescenti, io non so, ora non invidio nessuno a lavorare con l'adolescente da questo punto di vista, meno ci lavoro meglio è, però da questo punto di vista è complesso. Prevenzione nella scuola. La scuola fiorentina ha fatto prevenzione sull'alcol. Poi c'è stata una rissa in un locale, un ragazzo di 15 anni ha fatto a botte, era pieno zeppo di alcol, ha fatto a botte con il bodyguard che naturalmente gli ha fracassato il viso, ha rotto la mascella, mandibola, eccetera. E è andato a finire a pronto soccorso. Quando è tornato a scuola, dove avevano fatto tutti i programmi sull'alcol, lui è arrivato
e ha riunito tutti e tutti hanno detto: allora com'è andata? Io ho detto: ragazzi, è stato uno schianto, non l'avrei mai fatto, ho fatto a botte col bodyguard che era più grande di me, così mi ha spaccato la mandibola, non ho sentito nulla, ragazzi è forte. 5 giorni di prevenzione, lui è diventato un eroe e ha detto: è anestetico. Basta guardare il film di John Wayne e lo vedo. E questi qui sono i nuovi, ad esempio, no? E non so se qui ne avete aperti, sono i bar con le sale casinò, e quindi insieme all'alcol hai il gioco d'azzardo e tutto il resto. Questo è sull'Heineken, sulla, non so, Heineken Festival, eccetera, eccetera, sempre legato al grande alcolico. Questo è il Roby Bambo, questi sono altri eventi, questi sono i Roby Bambo che vi dicevo, vedete, carini, attraenti. Domanda: perché è patologico se un ragazzo di 5 anni ti chiede e vuole il Roby Bambo? Perché diventa patologico? Perché diventa patologico se magari ne beve qualcosa sempre di più? Quando la pubblicità è questa. È una vera novità introvabile che fa felice qualsiasi bambino che si appresta a festeggiare, su internet, non l'ho inventato io, festeggiare un evento, lo potrà fare come i grandi. Processo fisiologico normalissimo, nulla di patologico. Infatti, oggetto di inserzione è una vera bottiglia di spumante analcolico per bambino al gusto di frutta con il tappo di sughero che fa persino il botto. Da non credere, ormai c'è poco da inventarsi, quindi siccome l'età che loro mettono anche l'età è da 4 anni in su, dobbiamo inventare qualcosa per la mamma in gravidanza, perché così il feto si diverte anche lui, perché la cosa dovrà fare, il binge drinking. Questi sono gli shot partiti dall'America, piccole quantità, facilmente trasportabili, comode perché non sono costretto a finire tutta la bottiglia, vero? E vedete, seguono tutti i vari eventi americani, no? Halloween, la finale del football americano, eccetera, eccetera. Super Bowl. Sì, Super Bowl, San Valentino, quindi insomma vi fate gli shot per ogni periodo. E guardate, la pubblicità riguarda tutte le etnie, non è che ci sono shot portatili, questi in Italia. Però vi ricordo gli shot in Italia, c'è chi ha fatto il militare nella vita, ci aveva gli shot in cordiale, eccetera. Pensate un po', uno al freddo, pensate l'assurdità, no? Uno sta al freddo e gli dai un alcolico. Meisner mi direbbe: tu sei tutto scemo, al freddo io mangio barrette di cioccolata, non un superalcolico che disperdo calore, dopo un po' mi assidero e poi devo anche sparare. Colpo amico, alcolico, analcolico, scegli te. Queste sono le alcol pops, il ready to drink è la nuova bevanda e non stiamo a discutere su questo. Un test, prima dicevo un test molto semplice, andrebbe fatto anche per gli hamburger di McDonald's. Prendete un ready to drink, lo bevete freddo e lo bevete a temperatura ambiente. Se lo date a un adolescente, quello vi dirà che freddo non è alcolico, è fruttato. Se lo prende a temperatura ambiente, leggermente caldo, vi dice: ma qui c'è l'alcol, mi dà fastidio. Questo è il trucco del commercio. Le sigarette furono la stessa cosa, le sigarette, ricordate, al mentolo, le sigarette, cioè erano per truccare, per addolcire, elevare la percezione di rischio. Questi sono gli energy drink. Valentino, 5 minuti. 5 minuti è finito, questo è tutto sugli energy drink naturalmente. Naturalmente l'energy drink serve a tirarsi su. Ho avuto un confronto con il marketing della Coca-Cola e loro hanno detto che l'energy drink nasce da una necessità, dal bisogno della popolazione che, siccome lavora molto, si affatica, altro che il binge drinking lavorativo, si affatica, perde sali, perde acqua, e quindi loro hanno inventato l'energy drink e serve a rimetterti in condizione. Guardate, è un principio fondamentale quello che loro hanno introdotto, ed è il principio che l'alcol nell'antichità e i consumatori di alcol e produttori di alcol hanno sviluppato: l'alcol è un alimento, fa buon sangue. L'energy drink serve a riequilibrare il tuo livello di liquidi e di sali. Un atleta, ricordate cosa disse Samanash del doping?
Il doping serve a riequilibrare, non è doping, è una terapia farmacologica che serve a riequilibrare uno stato di stress di un atleta. Quindi l'atleta, dopo una gara, è malato, è in uno stato di premalattia, non precoma, premalattia. Quindi ha bisogno di una terapia, il famoso disagio del ragazzino a scuola. Gli si fa una terapia che serve per riportarlo su, non è doping quello. Quello, e allora vedete, patologia, stile di vita, e sulla base di questo gli obiettivi. Vedete qui le pubblicità, l'Enichem e altre cose, tutto sullo sport. Ah, curioso, sapevate che voi alle Olimpiadi, al tempo dei Greci, c'era un sacerdote che era deputato, quando arrivava agli atleti, li faceva litare. Se avevano tutto, non potevano giocare, non potevano gareggiare, erano fuori. Quindi c'era un sacerdote che controllava se gli atleti durante le Olimpiadi in Grecia bevevano o non bevevano. E naturalmente, come dire, i giovani sono intelligenti, mica lo scemo, e ora abbiamo anche gli adulti, sanno come arrivarci, e quindi abbiamo ora la birra, naturalmente anche DAF. Abbiamo anche gli occhi. E allora voi vi meravigliate se una ragazzina o un ragazzino di 12 anni, 13 anni vuole la birra di Hello Kitty? Perché vi meravigliate? Perché un bambino di 12 anni con la birra di Hello Kitty e magari la trova più gustosa diventa malato? E questo è sganciamoci. Non so se l'avete visto, vedete come, visto la pubblicità come sta cambiando, sempre più giovani, sempre più giovani, ma è giusto, allarga il mercato. Fasce nuove di commercio. Qui c'è un... In America direbbero subito che qui c'è una cosa illegale in termini preventivi. A parte che la Vespa è fatta di bollicine e di asti, quindi non so come andare, vada alto, va, però ci danno anche le Vespe vanno alto. Non hanno il casco. Questa sarebbe in America subito bloccata anche solo per questo aspetto. E così. No, in America stanno portando 21 anni, c'è questa battuta delle, vedete, le beer industry, quale dice, oh mi raccomando, tutto quello che vedi, fino a 21 anni, scordatelo. E così noi abbiamo, e così per voi, no? Fino a 18 anni, beccati tutte queste cose e stalle a guardare. E questo è per voi, no? San Valentino, l'avete visto? Lucida labbra per voi donne, la birra, così potete fare il test e attivare il vostro uomo. È di quest'anno, è della Enichem. Qui vi ho messo anche la BMW perché ci volevano. E poi uno si meraviglia, ad esempio, e ti introduco alcuni aspetti, abusi sessuali, violenze sessuali. Questa è la pubblicità di Dolce Gabbana. E io, ragazzo di 12 anni, 13 anni, 14, 15, vedo questo. Questo è Ford, non so se lo sapete, questa è la famosa pubblicità di Tom Ford che è stata levata dal commercio. Questa è la pubblicità di vestiti, di essere chiaro. Stanno pubblicizzando quei due vestiti là. Anche qui, pubblicizza la vestaglia. Allora, domanda, se poi un ragazzo di 14 anni, 15 anni vuole ripetere questa cosa, è patologico? C'è qualcosa di patologico in questo? Fa, come si dice, binge sessuale? E questa è la Relish, l'avete sentito, no? È stata ritirata anche questa. Anche se sono due poliziotti, naturalmente, che stanno perquisendo per un discorso di sicurezza dei ragazzi. E questo è per te, per visto che dicevi dello shopping, no? E qui la pubblicità della Disney dice, meglio... Non facciamo l'amore, no, fa lo shopping e meglio. E guardate, questo è il single e questo qui riguarda la famiglia, vedete dietro? Ci sono gli anziani. E questo qui è per l'alimentazione. Provate un test interessante in termini di binge drinking, visto che uno mangia tanti certe volte di questi McDonald's, ma prendete e mangiatelo subito, un altro tenetelo e mangiatelo 3-4 ore. Magari è stato lì bello, vi guardate un po' se è sempre buono.
E che sono qui le Lucky Strike, vedi? Lucky Strike dicevano che erano così dolci e non vi avrebbero fatto ingrassare, quindi la sigaretta come un affatto di controllo in termini alimentari. Finisco, finito. E finisco con questo, perché io credo che Toscani, nonostante sia un pubblicitario accentrato, che il fenomeno, c'è il fenomeno della patologia, ma il 10-15% del fenomeno, l'altro è quello, l'effetto di un modello di vita sociale. E sull'effetto di un modello di vita sociale tutti noi possiamo intervenire, non abbiamo bisogno di essere professionisti. Credo che questo è estremamente importante e siate curiosi.